Cecilia eliminata dal GF VIP, le prime dichiarazioni dell'Argentina Vin Zuiden. La Rodriguez è fuori dalla casa più spiata d'Italia, la modella, arrivata in studio, ha risposto alle domande della Blasi, chiarendo la sua posizione. Il pubblico sovrano ha deciso, a due settimane dalla fine della seconda edizione del cancelletto Grande Fratello VIP, cancelletto Cecilia Rodriguez ha dovuto lasciare la casa. La modella non solo ha dovuto rinunciare al montepremi finale ma anche alla possibilità di stare al fianco di Ignazio Moser, il ragazzo che le ha fatto perdere la testa, video. Infatti l'Argentina, durante il suo percorso nel reality, ha deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Francesco Monte che durava da ben 4 anni e contemporaneamente ha iniziato una love story con il ciclista che ha creato non poco scalpore. Proprio sulla sua vita amorosa, Cecilia è stata intervistata dalla conduttrice Ilaria Blasi, una volta giunta in studio. Le affermazioni della Rodriguez su Francesco. È finito per la Rodriguez il periodo di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, la modella, durante la diretta del GF VIP del 20 novembre è stata eliminata, ma d'altra parte lei stessa aveva espresso il desiderio di tornare alla sua vita reale, anche se molte cose sono cambiate rispetto a quando ha deciso di mettersi in gioco. La sorella di Belén, infatti, superando ogni possibile previsione, ha deciso di porre fine alla relazione che la vedeva legata a Monte da molti anni e di lasciarsi andare alla passione con il coinquilino Ignazio, tutto sotto l'occhio attento delle telecamere. La giovane, a tale proposito ha voluto chiarire la sua posizione in maniera molto diretta, con la speranza che una volta fuori dalla casa, lei e Moser possano dare inizio ad una vera e propria relazione. Al contrario di Francesco, che ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per la sua ex, video, Cecilia ha affermato con certezza di non provare più amore per l'ex tronista, nel cuore della modella adesso che è Ignazio, che ha saputo conquistarla. La Rodriguez, quindi, è sicura della scelta fatta, non vuole tornare sui suoi passi e non vuole riappacificarsi con Monte. Anche se ha dichiarato più volte di volersi chiarire con lui senza la presenza delle telecamere. La giovane, comunque, ha confessato che il suo ex l'ha sempre trattata benissimo, rinunciando perfino ad alcuni suoi sogni per starle a fianco, adesso, però, le cose sono cambiate. La love story con Ignazio. Cecilia, inoltre, ha voluto rendere noto al pubblico che, contrariamente a quanto si pensa, non c'è stata ancora la possibilità di entrare in intimità col ciclista, anche se coccole e baci non sono mancati. Questo dettaglio, però, non è risultato credibile al pubblico che dubita che i due giovani non si siano spinti oltre. In ogni caso, l'Argentina non vede l'ora di poter riabbracciare l'ex ciclista per poter dare il via ufficiale alla loro storia d'amore. Sebbene anche Alfonso Signorini non abbia nascosto di nutrire qualche dubbio sulla neocoppia, video, pare che i due giovani, almeno fino ad oggi, siano sicuri della reciprocità dei sentimenti che li lega. Resta da vedere come Ignazio e Cecilia saranno in grado di vivere la loro relazione nella vita reale, in fondo alla fine del reality manca davvero poco, per cui presto tutti i fan otterranno le loro risposte.